Lo street food nell'ultima giornata coinciderà anche con la carovana rosa del Giro d'Italia che farà tappa sul Gran Sasso. Preparativi in corso, operai e mezzi del comune dell'Aquila a Campo Imperatore, ma se ne saprà di più sui dettagli organizzativi dopo la riunione in prefettura. La certezza è che bisognerà organizzarsi per le corse in funivia, perché la portata sarà sempre la stessa, una giornata importante per l'Aquila e per il rilancio del turismo del comprensorio. Sì, si aspettano tantissime presenze di su a Campo Imperatore, infatti stiamo cercando in qualche modo con una task force di organizzare bene sia gli arrivi che le discese. Ci sarà ovviamente solo la funivia a disposizione e si sa che la portata massima della funivia sono di 500 persone l'ora, quindi già da adesso cominciamo ad avvisare la popolazione, tutti i turisti e gli sportivi che vorranno seguirci in questo evento, di metterci un po' di disponibilità e di flessibilità, specialmente sugli orari appunto di salita e di discesa. Noi dal canto nostro, come assessorato alla cultura, ci tenevamo a ricordare la figura di Marco Pantani, che è legato alla storia di Campo Imperatore con quella sua meravigliosa vittoria di 19 anni fa, in una freddissima giornata di maggio, quando riuscì ad arrivare con la neve ai lati della strada, ce la ricordiamo tutti, e in questa faticosa salita e faticosa vittoria. E per sempre quindi ha legato Marco Pantani il suo nome all'Aquila, non a caso il piazzale d'arrivo di Campo Imperatore è dedicato a lui. Quindi volevamo ricordare la sua memoria e la vita di questo straordinario artista dello sport, come è stato definito, veramente un grande campione sportivo, che purtroppo nella sua vita ha avuto un gravissimo problema personale, questa accusa di doping della quale tutt'oggi ancora non se ne sanno tutte la vera realtà. Questo spettacolo sarà ovviamente ad ingresso gratuito sabato 12 maggio alle ore 18 all'Auditorium del Castello. Vi aspettiamo. A parlare dello spettacolo dedicato a Marco Pantani, il giovane attore aquilano Stefano Moretti, che reciterà sul palco con Sebastiano Gavasso nello spettacolo scritto e diretto da Chiara Spoletini, una ricostruzione fedele del personaggio del pirata, nel quale c'è stato anche il coinvolgimento di mamma Tonina, che ancora cerca la verità su suo figlio. Moretti sarà un giornalista impegnato a raccontare la vicenda umana e sportiva di Marco Pantani, dall'accusa di doping alla morte, in circostanze ancora misteriose. Questo spettacolo di Cinque Pantani racconta la vicenda non solo sportiva ma anche umana di un grande campione nazionale, partendo dalla sconfitta, dalla squalifica a Madonna di Campiglio durante il Giro d'Italia 1999, che segna l'inizio del declino non solo sportivo ma appunto anche umano di Marco Pantani, che da quel momento non è più lo stesso, ha perso la fede nel suo grande amore che è il ciclismo.